Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di The Orange Red. Vedete, siamo ritornati con Europa Universalis 4. Bene ragazzi, mi sono dimenticato di alcune cose importanti che volevo dirvi. A parte le cose che vi ho fatto già vedere, una cosa importante che proprio non dovevo proprio dimenticarmi, visto che sono Venezia, una repubblica mercantile, appunto non dovrei, è il mercato. Come vedete, vabbè, già sono stati inseriti bene già, automaticamente, già si parte con queste modifiche da parte del computer, come vedete, da Vienna a Alessandria e Ragusa, e tutti portano, insomma, al Golfo di Venezia. Io, principalmente, non sono ancora pratico di questa parte del commercio sull'Europa Universalis 4. Sul 3 era molto diverso, e lì comunque lo sapevo gestirlo. Qui è un po' più complesso, diciamo. Cioè, anzi, è stato migliorato più che altro. È più complesso, ma molto migliorato. È una cosa molto importante da guardare. Comunque, i nostri commerci provengono uno da Ragusa, ovvero qui, scusatemi, qui Ragusa, e porta, comunque, porta questi soldi, cioè, diciamo, la potenza del commercio che arriva poi a Venezia. Stessa cosa a Vienna, e l'altro Alessandria, comunque Alessandria si trova qui. In pratica a Venezia è inutile inserirlo perché comunque il commercio è già mio, quindi i soldi io già li prendo da questo commercio. Comunque questa è la parte commerciale, non c'è nulla di così particolare da, insomma, capire. Cioè più che altro è difficile da gestire e muoversi. Anzi, forse non proprio così tanto, però più che altro era questo il problema. Comunque, tornando a noi, noi siamo andati in guerra per aiutare la Francia. Allora, noi con la Francia possiamo anche fermare i miglioramenti di relazione. Non può bastare così, ormai siamo già alleati. Ora il problema sarà che l'Austria comunque si è alleata all'Ungheria. Comunque abbiamo anche buone relazioni, non siamo così rovinati. Al massimo posso puntare a una cosa, ovvero entrare nel Sacro Romano Impero. Sarà molto difficile, ma ci proviamo. O almeno è una delle alternative per comunque espandersi nel Sacro Romano Impero. Visto che se dichiaro guerra a Milano, vado anche in guerra contro quel paese. Comunque, tralasciando ciò, possiamo anche partire. Cioè, no, mettiamo velocità, come ieri a 2, senza andare troppo velocemente, sennò non riusciamo a capire niente. Comunque, noi come alleati già sappiamo chi sono. Sono 1, 2, 3 e gli altri due vassalli, ovvero Stato Pontificio, Savoia, Savoia e Francia. In teoria potevo avere il limite di 4 alleanze, ma ho preferito farne una aggiuntiva, ovvero la Francia, perché mi fa comodo come alleanza, mi servirà in futuro. Per adesso direi di guardare queste isole. Io vorrei conquistare queste isole. Perché mi state chiedendo? È il semplice fatto, possono servire. A parte voglio aumentare anche il dominio qui. Cioè comunque prima o poi annetterò questi paesi, ovvero Corfu e Naxos. Per adesso no, perché non mi conviene attualmente. Mi servono ancora come posizionamento difensivo. Per adesso sono interessato a conquistare Ragusa e Mantova. Il problema è che Ragusa è garantito l'indipendenza dagli ottomani, quindi saremo rotto le scatole. Cioè ci romperanno proprio le scatole in modo assurdo. E l'altro, vabbè, come sapete già, appartiene all'impero ottomano e io no. Quindi sono un paese straniero che attacca l'impero. L'unica alternativa è conquistare per il momento Rodi. Comunque ci servirà avere un piccolo dominio qui. E cercare in qualsiasi modo di sperare che Bisanzio non cada. Perché comunque è l'unica nazione che potrebbe fermare, sempre tra virgolette fermare, perché è una parola grossa, cioè che potrebbe impegnare in quel momento gli ottomani. Per il semplice fatto perché prima o poi, prima di attaccare a noi, sicuramente attaccherà Atene e Bisanzio. Per il momento sarà interessato a espandersi e completare la Turchia. Infatti già lo sta facendo, mi sa. Eh sì, infatti ha dichiarato guerra già a Kandar. Quindi dobbiamo darci anche una mossa a livello militare. Oh, ora me ne sono accorto, questi sono arrivati qui. La provincia è montuosa. Va bene, lasciamo stare. Non conviene attaccare, perché sennò rischiamo più manpower. Già il manpower di Venezia è basso, quindi non vorrei sacrificare dei uomini.
Sinceramente, infatti, ero interessato all'idea quantità. Vorrei sbloccare prima quella militare, ovvero quella quantità. Oppure qualità, se, non so. Una delle tue conviene come prima. Per il semplice fatto perché abbiamo troppi nemici grossi intorno che possono danneggiarci. Insomma, noi per il momento lasciamo stare l'assedio così perché non è che ci perdiamo chissà quante cose, però comunque è fastidioso che i nemici invadano, sì, appunto. Però lasciamo stare. Allora, c'è un'isola che probabilmente vuole ribellarsi, è per Bisanzio, cioè per i separatisti che sono con Bisanzio. Questo è un piccolo problema, insomma. Cerchiamo di vedere un po' il Sacro Romano Impero come sta. Per il momento le elezioni sono 2-2, sia a Brandeburgo che a Austria. Se solo qualcuno votasse Brandeburgo sarebbe meglio. Ah, Brandeburgo è sotto attacco addirittura. Quindi non credo più che sarà ancora l'Austria il dominatore. Allora dovrò aspettare che l'Austria andrà in guerra con nazioni abbastanza forti e non potrà intervenire. Anche per adesso, vabbè, la Francia sta vincendo questa guerra. Io cercherò di fare questo claim il più veloce possibile. E speriamo che questa guerra finisca subito perché comunque devo andare ad attaccare. A proposito, devi vedere anche il territorio di Rodi. Non so se hai già visto. Ok, non ci sono vantaggi, a posto. Quindi l'attacco basta anche 12.000 unità, dovremmo farlo fuori, in poco e niente. Ah, come vedete, l'Austria cosa è successo? Ah no, è in tregua. Ok, no, pensavo si stesse preparando per una guerra. Questo infatti mi dava preoccupazione. Ok, cerchiamo di mantenerci in buoni rapporti con l'Austria, che conviene assolutamente. Ci servirà. Per adesso voglio fabbricare questi claim per Rodi e Ragusa, poi spostarmi in Bosnia. Voglio, credo che probabilmente dichiarerò guerra a Bosnia e prenderò i suoi territori. Molto probabilmente. Mi espanderò anche qui, perché comunque in Italia mi sa che sarà molto dura. Se ne sono andati i nemici, ok, possiamo facilmente riprendere il nostro territorio. Comunque, come dicevo, mi converrà conquistare Bosnia per il semplice fatto che posso. Ah, alleata all'Ungheria, porco giuda, l'Ungheria sta rompendo proprio le scatole. Cioè, fa di tutto per mettermi il bastone tra le ruote. Ah, vabbè, per il momento dobbiamo vedere un po' come gestire. L'Ungheria non è molto forte, da come so, non ha un buon esercito. Come si possa pensare. È grossa, sì, ma l'Austria potrebbe buttarla a terra come niente. Va bene, allora per il momento facciamo un claim qui. Fatto anche a Mantova. Quello di Mantova non mi ricordo quando scadrà. Mi sa che ci vuole molto tempo per farlo. Eh sì, no, 1400. Va bene, sì, ci vuole un po' di tempo. Probabilmente l'ho detto, conquisteremo Rodi. Conquistato Rodi, dichiarerò guerra a Bosnia. Mi espanderò lì. Sperando che l'Austria non ha claim sui miei territori e potrebbe danneggiarmi. Ok, solo Milano e Ungheria. Ok, Milano e Ungheria. Allora, direi di fermare questo, che sinceramente per il momento non ci serve migliorarle così tanto. Già siamo a un buon livello, più o meno. Ok, prepariamoci. Ok, possiamo già fabbricare claim qui. Fabbrichiamo il clay. Ok, a posto. Fatto. Possiamo fermarci anche qui e andare a fare i claim qui adesso. Comunque vediamo se pure dichiariamo guerra a questo paese. Voglio vedere almeno. Ok, sì, gli ottomani entrano in guerra. Che però è il grande problema. Spero che non aiuterà anche Rodi perché porco Giuda mi sta bloccando in tutti i modi. Ok, Rodi no. Non nessuno gliene frega un tubo di quella nazione. Va bene, come vedete la guerra della Francia sta svolgendo bene, anche se non ho mosso un dito. Probabilmente la Francia non credo che avesse bisogno contro queste piccole nazioni. Problema, non voglio che la Francia diventi troppo forte, quindi spero. Cioè, lo so che è un po' strana da dire, ma spero che qualche guerra le prende le mazzate. Perché se si fa troppo grande, dopo mi vede come rivale, è un problema. Non voglio che si espanda in Italia, perché dopo sarà un vero problema. Ok,
Comunque nel main. Ok, è morto anche l'altro tizio. Direi di aumentare questo. Però sono interessato un po' all'esercito militare. Allora, chiamiamo le nostre navi per adesso. Dividiamo il nostro esercito. Spacchettiamo. Ok. Quella col generale, metti qui. Dividiamo ancora, dividiamo ancora. 9, 10, 11. Ok, perfetto. Siamo arrivati a 12 unità. Queste qui le riuniamo e rimaniamo qui. Adesso andiamo a conquistare Rodi, che ci servirà. Trasportiamo le truppe. L'unico problema, voglio vedere il mio limite d'esercito, quante ne posso fare? Ne ho 18. Direi di farne altre due. Vediamo quanti cavalli ho. Direi di fare un paio di cavalli questa volta. Ok, facciamo i cavalli. Aspetta, no, facciamone uno. Facciamo un altro esercito di soldati. Per adesso trasportiamo le unità qui e andiamo a conquistare Rodi. Sarà la nostra prima battaglia, a quanto pare. La nostra prima conquista. Ecco, già sta scendendo il manpower, perché i soldati nelle navi hanno il malus, cioè muoiono. Una cosa molto brutta, però vabbè. Purtroppo questo è il rischio della guerra. Mettiamo un po' di velocità, cerchiamo di andare un po' più veloci, così. Allora, 1400, vabbè, questo ci dà i soldi o prendiamo amministrazione, potere amministrativo. Questa volta punto sui soldi, perché ci serviranno, ci serve che siamo ricchi. Per il semplice fatto che comunque se avremo problemi con i nostri nemici, non ci romperanno le scatole. Ok, dobbiamo aspettare un altro po'. Aspettiamo un altro po' e attacchiamo questo paese. Cosa? Ah, è stato scoperto. No, pensavo tipo che Rodi avesse scoperto il mio agente e ho detto porco Giuda, abbiamo perso tanto tempo. Mi stavo iniziando a proporre, ho detto no, maledizione. Vabbè dai, almeno sappiamo che il nemico sarà invaso facilmente. Dai, veloce, un altro mese e riusciamo a fare questo cavolo di claim. Non mi interessa. Allora, che ci manca un altro po', un altro turno. Nel mentre cosa è successo? Cioè non ho capito. Probabilmente sarà stato fatto elettore. Ah no, non ho capito precisamente. Ah, è stato fatto un nuovo elettore Salisburg. Ok, va bene. Che è stato sconfitto qualche elettore. Ormai Brandenburg è morto, quindi si sa, l'Auster rimarrà re. Imperatore, scusatemi. Ok, posso fare il claim. Ok, ok, facciamolo velocemente. Ora mettiamo pausa, stoppiamo questo e dichiariamo guerra a Rodi. Mi spiace Rodi, all'inizio ti addirittura ti assicuravo. Cosa sta dicendo ormai? Ah, ok, dicevo io. È impossibile, mi stai dicendo una... Madonna, mi sono dimenticato, ma perché mi dimentico delle cose? Quanto cazzo scade la tregua? Tra 2 anni, porco Giuda. Possibile che non ne riesco a fare una buona? Cioè mi sono dimenticato anche di questo. Porco Giuda, porco. Dobbiamo aspettare. Speriamo che gli ottomani non dichiarano guerra. Scade lo stesso periodo la tregua, mi sa. Questo è un vero problema. Però non c'è claim ottomani, quindi deduco che probabilmente non vorrà attaccare quel regno. Allora, porco Giuda, non riesco a fare una guerra. Ho il claim qui, ho il claim qui. Ho anche un altro claim qui. Cioè, e non riesco a fare una guerra. Vabbè, vediamo qui se... Ok, supporta l'esercito. Direi, andiamo a vedere un attimo i suoi alleati. Sono Serbia e Ungheria. Strana cosa vedere Serbia e Ungheria alleati. Ungheria, senti me. Bosnia e Serbia alleati. Cioè, è una cosa molto rara. Non so che senso ha questa alleanza. Anche se la dichiaro guerra, voglio vedere se qualcuno mi aiuta. No, nessuno mi aiuta. Sono alleati di cacca, insomma. Non vorrei suicidarmi in questa guerra, però in teoria dovrei farlo. Ci dovrei provare almeno. Andiamo a vedere un attimo quanti militari hanno. No, probabilmente io sono più forte
Ah no, scherzavo, 20.000, Ungheria 19.000. Quindi questa guerra nemmeno posso fare facilmente. Questo è un altro problema. È molto dura giocare Venezia, a quanto pare. Quindi, in teoria, dobbiamo aspettare che finisca questa tregua. Infatti andiamo un po' più veloci e vediamo quanto finirà, che periodo. Visto che comunque dobbiamo stare fermi, cerchiamo di far passare il tempo. Ah, ok, scade febbraio. Quindi, bene ragazzi, abbiamo avuto, è uscito un evento che ci ha dato un altro mercante. È una cosa molto vantaggiosa, però non so. Vediamo un attimo chi può chi commercia con Venezia. Mi sa che è quasi. Allora, proviamo a fare una cosa. Vediamo se riusciamo a prendere più soldi, visto che comunque non rimane per molto tempo. Vediamo se aumenta un po' i nostri soldoni. Andiamo un altro po' veloce, che siamo quasi arrivati. Siamo quasi pronti per la guerra, infatti. Prepariamoci un attimo. Iniziamo a preparare l'esercito. La tregua finirà tra un mese, quindi iniziamo a trasportare le truppe e iniziare questa cavolo di guerra. Ok, ci siamo. Andiamo a Rodi e conquistiamo. Finalmente la nostra prima guerra, ragazzi. Lo so che ho fatto un piccolo taglio, perché se non per farvi aspettare tutto quel tempo per una cosa. Oh, Austria è in guerra, porco Giuda. Vediamo se aiuterebbe comunque Mantova. Eh sì, l'Austria aiuterebbe comunque. Però è... minchia, è andata in guerra contro la Francia. Nah, ok, perché è alleata all'Inghilterra e la Francia ha attaccato all'Inghilterra. Perfetto. Probabilmente è così, non so se, se è lui il capo della guerra. Mettiamo un attimo pausa, vediamo un attimo. Allora, l'Inghilterra, il capo... ok, la Francia è il capo della guerra. Stranamente non mi ha chiamato. Questa è una cosa strana. Infatti avrei approfittato di attaccare Mantova a questo punto, anche se stessi in guerra qui, però va bene. Cerchiamo di dichiarare guerra a Rodi. Conquistiamola. Dichiariamo guerra a Rodi, perfetto. Take Rhodes, confermo. E finalmente ragazzi, questa è la nostra prima battaglia. È confermata. I nostri uomini sono pronti per l'attacco. No, aspetta, perché mi risultano le truppe? Ah, che palle però, sta cosa. Non ha senso, scusa, sono nella nave. Ok, no, no. Testa di minchia, ti giuro, sto gioco. Andiamo a fare sta guerra. Abbiamo un power aumentato. Ah no, è sempre stato 17.000, mi ricordavo che fosse 15.000. Ma che cazzo? Stai fermo tu, gli uomini devono camminare. Mi fate fare questa battaglia e conquistare. Allora, forte livello 3, quindi ottimo. Rodi ha un forte, quindi ci sarà molto utile in questa guerra. Cioè, contro gli ottomani, sarà molto utile. Avremo un buon forte. Per il momento teniamoci caldi per questa guerra. Ecco, finalmente stiamo attaccando. Finalmente, dopo tanto tempo. Abbiamo lo svantaggio terreno, anche se il terreno non dovrebbe essere svantaggioso. Non so perché ora lo dia. Però abbiamo vinto comunque, ho perso molti uomini. Probabilmente perché è staccato via mare e ci ha dato... Oh cacchio. Oh, che cosa succede qui? Non voglio perdere stabilità, aumentiamo l'inflazione, diciamo. Cerchiamo di diminuirla. Ok, l'assalto ha iniziato. Induciamo l'inflazione. No, per il momento non conviene abbassarla. Fammi vedere, mica aumenta qui. Ok, no, a zero, perfetto, senza problemi. Ora, per il momento stiamo conquistando questo territorio. Vediamo nel mentre come si svolge la guerra Francia e Inghilterra. Come vedo, l'Austria sta subendo, quindi è in grave pericolo. Il problema è anche se attaccassi Mantova, l'Ungheria comunque entrerebbe... l'Austria. Infatti entra comunque, questo è il problema, più che altro. Perché è giusto, è il suo dovere entrare in guerra per difendere l'impero. Per il momento ho accumulato un sacco di punti contro Bosnia, quindi iniziamo a fare questi claim. Convertiamo, fabbrichiamo i claim. Direi di farlo, vabbè, zoom, ovviamente. Dobbiamo aspettare un altro po' per farlo anche sull'altro territorio, così dopo ci espandiamo anche lì. Che comunque mi conviene avere questi territori. L'unico problema è l'Ungheria, che è alleata, e noi attualmente non vorrebbe aiutarci nessuno in questa guerra.
Allora, vediamo un attimo un'altra cosa. Possiamo fare 21.000 soldati. Io direi di farne un altro qui, la cavalleria. Così almeno abbiamo finito l'esercito, siamo a posto. E le navi anche sono aumentate, però non mi interessa per il momento. Navalmente siamo messi molto bene, a differenza degli altri paesi. Bene ragazzi, siamo... La guerra si sta mettendo bene. Vabbè, questa guerra ormai è vinta. Almeno abbiamo fatto la nostra prima conquista. Più che altro mi sono trovato un po' in difficoltà il fatto di Mantova, Ragusa e Bosnia. Molti mi stanno bloccando. Perché Ottomani mi odia, l'Ungheria mi odia, Mantova fa parte del Sacro Romano Impero, quindi ahimè, queste sono le difficoltà. L'unica cosa positiva è che l'Austria le sta prendendo in questo momento, in preciso momento. E infatti sta prendendo anche qui. Vediamo se aiuta ancora questo regno, perché io ne approfitterei immediatamente di attaccarlo. Ancora aiuta, mi sa, purtroppo. E sinceramente non voglio rischiare. Mettiamo i soldati lì in caso ne vediamo come sta messa questa guerra e vediamo se l'Austria aiuta. Bene, Brandeburg è stato indebolito e Boemia è diventata abbastanza grossa. E l'Austria ha preso tutti i voti, grazie Boemia. Hai rovinato tutti i miei piani. La Polonia invece ha preso un paio di territori dell'ordine teutonico. Stessa cosa Moscovia, sconfitto Novgorod. Indipendenza supportata da... Ah no, è in unione personale. Ok, Danimarca sta prendendo il dominio su di loro. È un vero peccato, è un vero peccato. Che cavolo fa Corfu? Cioè, come buttare le navi? Facciamo una cosa, blocchiamo il loro porto qui. No, le loro navi possono uscire solamente da lì. Ok, abbiamo bloccato il loro porto. E aiuta anche l'assalto. Pensavo che aiutasse anche da qui, sinceramente. Non me ne sono accorto che era per forza di qua. Vabbè, non fa niente. Ok, mi ha chiesto... Ok, va bene, accetto. No, mi sono dimenticato di... Dimmi che posso fabbricare il claim comunque. Sono distratto. Porco Giuda. Mi ho perso i punti. Ho solo il claim su Ham. Distrazione. No. Ah sì, ok, amo. Va bene, appena riesco, non so quando posso rimandarlo. Il 26 agosto, ok, tra poco. Quindi tra un mesetto. Lo rimandiamo per fare claim su quel territorio che ci serve. Allora, sono molto felice che l'Austria le sta prendendo di brutto. Problema che se dichiara comunque questo stronzo si mette in mezzo. È l'unica cosa brutta. Non voglio rischiare comunque di mettermi contro l'Ungheria, che mi potrebbe far male se è un buon generale. Purtroppo è un rischio che non vorrei correre adesso. È un suicidio, a parer mio. Però, mettiamo caso che l'Austria venga indebolita, questo sarà di un grosso vantaggio. Vediamo un po' come si mettono le cose. Dobbiamo vedere un po' ancora. Dai, ora per il momento facciamo una cosa, appena conquistiamo Rodi ci fermeremo. Nel mentre fabbrichiamo un attimo, ok, ma rimandiamo la nostra spia qui, cioè il nostro diplomatico da spia. Ok, già abbiamo i 21 punti, ok, perfetto, perfetto. Ah no, ora servono 25, ok, perfetto. Vabbè, aspettiamo un attimo, questa guerra sta finendo, mettiamo velocità 4, così il tempo passa più veloce. Dopo questa guerra ci fermiamo ragazzi, al prossimo episodio. L'Austria ha fatto pace, porco Giuda. Siamo seri? Che non gli ha tolto niente. Cioè, siamo un ritardato. Però gli ha sciolto l'alleanza con l'Inghilterra. Poteva sciogliere anche quella con l'Ungheria, maledizione. Faceva un grosso piacere. E va bene. Per adesso... Purtroppo non possiamo invadere queste torri. È finita qui la guerra. Senza che buttiamo le navi in guerra, facciamo pace. Richiediamo l'annessione, ovviamente, senza... Ok, perfetto. Abbiamo chiesto l'annessione. Il territorio è diventato nostro. Quante truppe può mantenere questo territorio? 10. Allora, vediamo un po'. Ah, posso aumentare la tecnologia. Cosa importante. Sia quella militare. No, questa qui no. Ok, perfetto, ancora no.
Ok, possiamo anche fare questo e ci servirà. Per il momento, ragazzi, ci fermiamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Aspettate, però, prima che ci salutiamo, ovviamente dobbiamo fare un attimo il claim. Ok, perfetto. Ora abbiamo il claim anche su questo territorio e possiamo stoppare questo. Allora, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Come avete visto, per adesso abbiamo conquistato Rodi e abbiamo un buon vantaggio nelle isole greche. Insomma, più o meno, siamo quelle che hanno il dominio più vasto in questa zona. L'unica isola che ci manca è quella di Genova, che probabilmente non sono interessato. I vassalli per adesso li lascerò lì senza annetterli. Dobbiamo vedere un po' più avanti. Probabilmente il primo che sarà annesso sarà Naxos, perché questo territorio mi servirà assolutamente. Poi non vorrei troppi alleati, perché sennò comunque perdo uno ogni mese ed è un problema. Comunque, ragazzi, ci fermiamo. Comunque, va bene, per adesso è questo, è tutto. Nel prossimo episodio probabilmente vedremo come attaccare Bosnia o Mantova. Ci sarà un modo, in qualsiasi cosa faremo, oppure Ragusa. Credo che prima o poi gli ottomani si stancheranno di garantire l'indipendenza a Ragusa. Bene, ragazzi, al prossimo episodio. Ciao a tutti!